Contrasto al caporalato non solo in agricoltura ma in tutti i settori dell'economia toscana. La giunta regionale approva un provvedimento che sospende o nega contributi regionali ed europei alle imprese che si macchino di illegalità o sfruttamento del lavoro. È siglata un'intesa con Ministero, INAIL, INPS, sindacati e organizzazioni di categoria. Il servizio di Roberto Vigiani. Dopo la nuova legge contro il caporalato, la Toscana risponde con un accordo che rafforza ancora di più il contrasto ad un fenomeno che in regione non è allarmante. Il protocollo, che avrà una validità fino al 31 dicembre 2017, coinvolge istituzioni, rappresentanti di imprese e sindacati. Non c'è ripresa, non c'è crescita, se ci sono settori dentro i quali il lavoro nero, il dumping sociale scaccia l'impresa buona. In agricoltura, come nella cantieristica e nell'industria, tolleranza zero nei confronti dei caporali e degli imprenditori che fanno ricorso a manodopera in nero. Noi ci blocchiamo nell'erogazione dei finanziamenti europei, che è molta cosa. Ma non solo, la Giunta ha deciso anche di subordinare le liquidazioni dei fondi, anche di quelli europei, a una verifica delle pendenze giudiziarie da parte delle procure. Noi vogliamo garantire anche le aziende, quelle chiaramente che operano nel pieno rispetto delle regole. Oltre alla tutela per le aziende, anche maggiori opportunità di lavoro attraverso i centri dell'impiego. Coloro che vogliono essere assunti per svolgere lavori in agricoltura si possono prenotare e quindi si crea appunto un elenco a cui possono attingere le imprese. Con questa intesa si mettono in rete tutti i soggetti che anche attraverso la nuova legge dello Stato possono contrastare efficacemente il lavoro irregolare. La legge comunque copre e garantisce quel pizzico di legalità che dovrebbe essere nel buon senso di tutti.